Nuovo no della Regione Basilicata a richieste di permessi di ricerca di idrocarburi. In una delibera la Giunta regionale ha espresso parere contrario al giudizio di compatibilità ambientale del Ministero su due nuovi progetti di ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio presentati da Shell. Il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente, infatti, lo scorso 5 febbraio aveva rilevato un palese contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale e di rilancio ecoturistico della costa ionica lucana. Dallo studio di impatto ambientale, spiegano i tecnici, non è stato possibile escludere l'innesco di conseguenze negative significative a carico dell'ambito marino interessato, così come nelle fasce costiere prospicienti. Pertanto la Regione Basilicata si è opposta, condividendo anche le osservazioni ricevute dalle amministrazioni di Rotondella, Pisticci, Nova Siri e dalla provincia di Matera. Il parere negativo della Regione contenuto nella delibera evidenzia l'obiettivo prioritario, la tutela dell'ambiente e il rilancio turistico della fascia ionica costiera, avvalorato proprio dagli specifici strumenti di pianificazione territoriale messi in campo, come il piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime, Rete Natura 2000 e dal redigendo piano regionale delle coste. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore all'agricoltura, la graduatoria definitiva del provvedimento a favore delle famiglie danneggiate dall'evento alluvionale del 18 febbraio e del 1 marzo 2011, emanato lo scorso luglio. A fronte delle 73 domande pervenute, le istanze ammesse finanziabili sono 38, quelle ammesse non finanziabili per mancanza di fondi sono 17, mentre quelle non ammesse sono 18. Gli elenchi saranno pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web www.basilicatanet.it. I fondi stanziati con il provvedimento del governo regionale ammontano 1 milione di euro, di cui il 70% destinato alle famiglie che sono state danneggiate dall'alluvione e il restante 30% per la costituzione di un fondo da destinare a coloro che sono a rischio usura. Melfi, Rapolla, Barile, Rio Nero, Atella, Sanfele, Rapone, Ruvo del Monte, Ginestra, Ripa Candida, Lavello, Monte Milone, Venosa e Maschito sono i comuni interessati dal programma di offerta turistica della Regione Basilicata, i cosiddetti PIOT dell'area nord. L'obiettivo è quello di contribuire a sostenere il sistema turismo di quella particolare area. Destinatari del bando quindi le piccole e medie imprese che hanno sede nel territorio di questi comuni, che possono beneficiare delle risorse del programma operativo FESR 2007-2013 e ottenere fino a un massimo di 200.000 euro ciascuno per diversi investimenti nel campo dell'offerta turistica. C'è ancora tempo per partecipare al bando regionale e dal 15 febbraio in poi è prevista anche la candidatura telematica. Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le 20 del 12 marzo prossimo. I tecnici del Dipartimento Infrastrutture della Regione stanno progettando gli interventi da effettuare in Contrada Sagittario nel territorio di Chiaromonte per ripristinare il terreno franato nel 2012. Al momento, fa sapere il Dipartimento, si stanno eseguendo i sondaggi geologici necessari per verificare la fattibilità e le modalità di ripristino. Successivamente, appena terminato il progetto, si potrà procedere con gli interventi in quella delicata area, salvo la verifica della copertura economica necessaria nei capitoli del vigente bilancio regionale. Tuttavia, in attesa degli interventi conclusivi, la Regione ha finanziato al Comune di Chiaromonte diversi interventi, fra cui l'esecuzione in urgenza della strada alternativa a quella franata, per un importo complessivo pari a circa 100.000 euro. La celiachia, malattia cronica ed autoimmune dell'intestino tenue, che in Italia colpisce circa 135.000 persone, è il tema di un'interrogazione proposta dal consigliere regionale Alessandro Singetta. Il consigliere interroga il presidente della giunta regionale per conoscere se sia intenzione dell'esecutivo estendere il numero di esercizi commerciali autorizzati presso i quali poter acquistare alimenti privi di glutine tramite l'apposito buono per i celiaci. Singetta ha chiesto anche quali iniziative si intendano mettere in atto per favorire la diagnosi precoce
precoce della malattia e quali sono gli interventi in materia di formazione dei medici di base. Nella stessa interrogazione il consigliere ha domandato se e quali interventi si intendano mettere in atto per migliorare l'educazione sanitaria sulla malattia celiaca. Chiesta anche l'intenzione del governo regionale sull'eventuale pubblicazione online della lista dei prodotti alimentari ritirati dal mercato che possono nuocere alla salute dei soggetti celiaci. La partecipazione democratica dei cittadini, lo ricordiamo, è garantita attraverso una serie di norme non sempre conosciute, ma molto utili ai fini di un maggiore coinvolgimento popolare nella vita politica della regione. È il caso, ad esempio, dello strumento dell'iniziativa legislativa. Come prevedono infatti lo Statuto regionale e la legge regionale numero 40 del 1980, la presentazione di una proposta di legge spetta, oltre che ai singoli consiglieri regionali e alla giunta regionale, anche ciascun consiglio provinciale, alle organizzazioni regionali dei sindacati, ad almeno 5 consigli comunali e ad almeno 2.000 elettori della regione, che devono firmare gli appositi moduli. L'iniziativa popolare è ammessa nei limiti entro cui la regione ha potestà legislativa ed esclusa per le leggi regionali in materia tributaria e di bilancio. Ricordiamo che tutte le informazioni e la relativa modulistica si trovano sul sito del Consiglio regionale, nella sezione Partecipazione legislativa. Un progetto pilota in attesa di emulazione in tutta Italia continua con successo all'interno di Buongiorno Regione del notiziario per non udenti. Un interprete affianca il conduttore del TG3 traducendo le notizie nel linguaggio dei segni. Il TGR LIS fu avviato in via sperimentale nel 2011 grazie a un accordo tra Corecom e RAI e finanziato con fondi del Comitato per le Comunicazioni e supportato tecnicamente dalla TGR. Ascoltiamo il caporedattore della sede regionale, Oreste Lopomo. Abbiamo cercato di guardare al TGLIS come primo esperimento di una serie di altre iniziative che abbiamo in programma, che evidentemente potrebbero anche far riferimento al tentativo di allargare anche lo stesso telegiornale della lingua dei segni italiana, ma anche trovare delle sperimentazioni che esaltino lo spirito del servizio pubblico. Il TGLIS va in onda durante il periodo in cui c'è Buongiorno Regione, cioè praticamente da settembre fino a luglio. Stiamo appunto cercando di sperimentare delle ipotesi che possano coprire anche il periodo in cui non c'è il telegiornale della lingua dei segni italiana. L'iniziativa One Billion Rising, un miliardo insorge, ha raccolto l'adesione di 202 paesi, oltre 5.000 associazioni e le istituzioni. In Basilicata sono scese al fianco delle donne la Commissione regionale Pari Opportunità e l'Associazione del Telefono Donna. È un evento mondiale, però io credo che sia giusto oggi avere tutti gli occhi puntati su quello che avviene, ma è giusto anche pensare a domani, che noi donne siamo ancora messe troppo da parte e molte volte non abbiamo forse nemmeno l'occasione per far vedere ciò che possiamo, ma che dobbiamo fare. Bello girare in regione e vedere quante donne, quante associazioni femminili, le donne che portano avanti non solo la loro famiglia ma anche proprio la vita di paesi, piccoli centri, dove proprio la cultura lucana è in mano alle donne. E di quanto sia necessario intensificare una rete che tuteli le donne e le sottragga alla violenza ha parlato Cinzia Marroccoli. Prima di tutto essere motivate, ed è qualcosa che ci riguarda tutti e tutte, non è qualcosa di lontano da noi. Tutti quanti nel proprio piccolo possono fare qualcosa. Dal 2001 possiamo dire con certezza che ci sono 1.550 donne che si sono rivolti al telefono donna e abbiamo ospitato fino adesso, dal 2001 alla fine dell'anno scorso, abbiamo ospitato 115 donne e 45 minori.